All'inizio degli anni 70 i Beatles erano un ricordo, o quasi. Si sciolsero ufficialmente nel 1970 e ognuno andò per la propria strada. E se Paul McCartney era intenzionato a riscoprire un filone cantautorale ricco di musica, ma che guardava anche le tradizioni del passato, e se George Harrison invece era più orientato a dare sviluppo alla divulgazione, alla diffusione delle filosofie orientali, se Ringo Starr in qualche modo si godeva i diritti d'autore che continuava a percepire e gli permettevano di vivere in vacanza, John Lennon cominciò a muoversi su un fronte diverso, quello dell'impegno sociale. Partecipava ad eventi, a manifestazioni, ne organizzava anche, fu tenuto sotto controllo dai servizi segreti americani, scrisse canzoni come Working Class Hero. Di che cosa parla questa canzone? Parla di chi, suo malgrado, vive esistenze difficili dall'infanzia all'età adulta e poi, dopo anni di frustrazioni, di privazioni, di difficoltà e anche di umiliazioni, è costretto, per continuare a sopravvivere, a rimanere nel solco tracciato da altri. Quindi ha una vita che non ha cercato, ma alla quale è destinato. Allora che cosa dice John Lennon? Dice: se vuoi fare qualcosa, diventa davvero un eroe della classe lavoratrice. Fai la tua ribellione facendo al meglio quello che sai fare, segui me. Questa è l'indicazione che dà lui. Ed è un brano che all'epoca attirò parecchie critiche su John Lennon. Tutti gli dicevano: ma tu non sei un eroe della classe lavoratrice, tu sei una rockstar ricchissima. Ebbene, diceva lui, io però sono ancora in grado di vedere, di percepire, di capire che cosa sta succedendo intorno a me. E quando mi accorgo che molte persone hanno l'attenzione che è completamente assorbita e anche in qualche modo annientata dal sesso che si immagina semplice e facile, dalla TV che propone messaggi che anziché far crescere, fanno decrescere la capacità intellettuale delle persone, la religione. Ecco, quando ci sono tutti questi fattori di mezzo, allora è importante che ognuno acquisisca una propria consapevolezza. A questo mi riferivo in Working Class Hero, a questo si riferisce questa canzone, che in qualche modo parla di una ribellione, di una disobbedienza, andando un po' più in là rispetto a quello che molti in quel momento guardavano e vedevano. Working Class Hero.